una spiaggia di Pola che si chiamava Vergarolla c'era una gara velica della Pietas Iulia, un'associazione di Pola. C'erano famiglie, soprattutto famiglie, centinaia e centinaia di persone. 18 agosto del 1946, sulla spiaggia di Vergarolla si riunirono centinaia di persone, fra cui moltissimi bambini, per assistere alle gare natatorie organizzate dalla Società Italiana dei Canottieri Pietas Iulia. Alle 2 del pomeriggio un'esplosione enorme polverizzò decine e decine di persone, tanto che i soccorritori dovettero recuperare i poveri resti sugli alberi fino a grande distanza. La strage è stata ricordata oggi nel corso di Sveglia Trieste, con una telefonata di una telespettatrice, esule da Pola, ospite il consigliere regionale Rodolfo Ziberna, che è anche al vertice dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Per anni si è parlato di incidente, ma le ricostruzioni più recenti raccontano un'altra storia. È agghiacciante le scene, perciò oltre 100 persone dilaniate da queste mine, ma io capisco, è una cosa vigliacca, come quelli che si fanno esplodere oggi di grande attualità, ahimè, con le cinture fuori i mercati, nelle scuole, davanti alle chiese, altrove, ed è una cosa vigliacca, perché non è una guerra e uno sa, perciò c'è l'un contro l'altro armato, una cosa terribile. In quell'occasione la stessa cosa, ma proprio dove c'erano le famiglie per trascorrere una felice giornata estiva. Hanno fatto esplodere queste mine, tante, all'inizio dicevano sì, è stato un incidente, una pistola non spara per un incidente, le mine potevano essere innescate soltanto da persone esperti, tecnici, delle persone che dovevano innescare queste mine. Ed è toccante, tra tanti atti di grande eroismo in quell'occasione, il medico al quale avevamo detto che aveva perso i figli ed è rimasto a operare per 30 ore ininterrottamente, senza dormire, cercando di salvare più persone possibile, sapendo che aveva perso i suoi figli. Sono cose che fanno ancora caponare la pelle.